detto. Era un'ingiustizia, perché poteva avere al massimo 13 anni, 14 anni, perché era un omicidio per legittima difesa. Su provocazione. E così hanno fatto crescere Raffaele Cutolo. Ecco, che significa hanno fatto crescere Raffaele Cutolo? Perché se io non subivo un'ingiustizia, no, oggi non stavo qui. Raffaele Cutolo non ha mai smesso di essere beffardo, con i magistrati, le istituzioni, i semplici criminali, i suoi colleghi. Dalle carceri, in 56 anni di permanenza, ha costruito un impero, a dimostrazione che quasi mai le prigioni, come concepite, sono un sistema per rieducare, ma più spesso per regolare i conti tra clan o addirittura per governare chi sta fuori dal carcere. Cutolo dal carcere fece uccidere anche il vice direttore di Poggioreale, lo storico penitenziario napoletano. Si chiamava Giuseppe Salvia e aveva osato chiedere il rispetto delle norme per Don Raffaè. Pagò con la vita. Giuseppe Salvia era il vice direttore della casa circondariale di Poggioreale, che venne ucciso il 14 aprile 1981 in un agguato da parte di un comando della nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Cutolo lo fece uccidere perché Salvia cercava di contrastare il suo potere all'interno del penitenziario. Erano gli anni in cui si combatteva una feroce guerra di camorra tra la NCO e la Nuova Famiglia, e una parte di questa guerra avveniva proprio all'interno di queste mura. Antonio Mattone è stato l'ultimo giornalista a parlare con Cutolo e soprattutto l'unico che ha ottenuto una confessione mai pronunciata in tribunale dal boss di Ottaviano. Cutolo ha ammesso per la prima volta la sua responsabilità come mandante dell'assassinio Salvia. Quando ho incontrato Raffaele Cutolo nel luglio del 2019, ho avuto davanti a me una persona molto diversa da quello che immaginavo, invecchiata nei lineamenti, indebolita, malata, anche se non in modo molto grave. Ho visto una persona molto diversa da quella che appariva dalle immagini della televisione degli anni Ottanta. Però al di là di questo aspetto fisico, ho visto anche il Cutolo di sempre, con le sue allusioni, le sue solite mezze frasi, dire e non dire. In questo senso mi sembra che non sia affatto cambiato. Mattoni ha raccontato tutto nel saggio La vendetta del boss, l'omicidio di Giuseppe Salvia, edito da Guida. Il volume contiene anche una descrizione della vita nel carcere di quegli anni, assai istruttiva per capire i penitenziari di oggi, come quello che è accaduto nella prigione di Santa Maria Capua Vetere durante la pandemia.